Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con G-Data Total Care 2012. Parliamo della suite di protezione, la variante più completa realizzata appunto da G-Data. La potete scaricare da gdata.it, è rapida, veloce, diciamo, la configurazione non presenta particolari problemi, come non ci sono particolari problemi nell'installazione iniziale. Come potete apprezzare, noi l'abbiamo scaricata, ce l'abbiamo appunto qui sul desktop. Nello specifico, quella che abbiamo scaricato noi è aggiornata a ieri e pesa 390 MB. Ovviamente potreste incontrare, diciamo, varianti ancora più aggiornate rispetto alla nostra, tuttavia credo che poco meno di 400 MB sia la soglia standard appunto per lo scaricamento della trial di questo software. Andiamo quindi ad avviarlo, noi ovviamente l'abbiamo già installato, avete la possibilità di scaricarlo gratuitamente, di provarlo per un mese gratuitamente, quindi avrete sicuramente modo di, diciamo, di apprezzarlo. Come potete apprezzare, però, appena si apre, vi fa un riassunto, stato di protezione, il sistema è protetto, quindi voi non dovreste preoccuparvi di nulla. Sulla parte sinistra trovate lo stato della licenza, vi dice ancora 29 giorni disponibili. Come notate anche per esempio il carico della CPU per quanto riguarda G-Data, in questo momento è 0%, e per quanto riguarda il sistema che adesso è 22, 28, 0, 2, 3. Quindi notate anche le percentuali di utilizzo delle risorse da parte dell'antivirus e del sistema nel suo insieme. Ci sono poi varie sottosezioni, adesso rapidamente le passeremo. Avete la possibilità di avere un log, un CD di boot che vi può essere utile e vi può tornare utile qualora il sistema fosse, per esempio, già infetto. Voi avete installato l'antivirus, però il sistema è instabile. Creare il CD di boot vi aiuta a debellare eventuali risorse proprio perché si carica come fosse un sistema operativo. Dovete ovviamente avviarlo da BIOS. Ci sono poi funzioni utili come le informazioni, come la possibilità di forzare l'eventuale aggiornamento del programma. Abbiamo poi le impostazioni, come vedete il pannello è relativamente compatto. Abbiamo l'antivirus in modalità guardiano, quindi la modalità che normalmente è attiva, una sorta di modalità di scansione in stand-by, non va a pesare sulle risorse, voi non vi renderete conto che tale sistema di protezione è attivo, ma quando voi vi allontanate rendendo praticamente il computer in standby, questo sistema, oltre a scansionare, diciamo, in background i file già memorizzati, ha la funzionalità di scansionare nel momento in cui voi, per esempio, accedete ad una cartella all'interno del vostro sistema che non è ancora stata scansionata, una cartella all'interno della quale c'è un file infetto. Questo sistema vi va a scansionare i file prima ancora che ci facciate doppio clic sopra per aprirli. Quindi vi protegge in questo modo molto efficacemente, funziona bene sia in modalità in background, per capirci, quindi va a pescare per esempio dei virus che precedentemente non erano stati rilevati, per esempio se avete appena cambiato antivirus, questo come efficacia. Stando a test realizzati da AV Comparatives, tiene un punteggio di 99,9% di cattura virus, risulta essere praticamente il leader di mercato come antivirus, proprio perché ha la caratteristica di avere due motori. Come potete infatti apprezzare, utilizzo dei motori, entrambi i motori. Potete comunque impostare solo motore A o solo motore B, io ovviamente consiglio nel momento in cui avete un sistema sufficientemente prestante. Per sufficientemente prestante già un dual core è valido, diciamo, per tenere entrambi i motori attivi, proprio perché con entrambi i motori attivi vi potete praticamente godere il lusso di non aver particolari paure di sorta, non avete falsi positivi, è in sostanza il miglior antivirus sulla piazza da questo punto di vista, perché si trova appunto due motori che ricercano i virus all'interno del vostro sistema oppure all'interno di determinati elementi, perché io posso pur sempre selezionare per esempio questi elementi,
sono tre programmi, un PDF, pulsante destro, cerca virus, vedete, con GData e mi cerca i virus. Poi faremo anche una rapida scansione, giusto per farvi vedere un attimo le prestazioni. Ovviamente in modalità guardiano possiamo attivarla o disattivarla, è consigliato lasciarla attiva, ve lo consiglio anch'io. Avete la possibilità appunto di monitorare il comportamento, come potete entrare anche in avanzate, vi consiglio di mettere in pausa per vedere poi tutte le sottofunzioni, sono più che chiare, queste come tutte le successive che vedremo, vedete, verifica degli accessi alla rete oppure verifica archivi mail, controlla archivi fino a 300 kB, è tradotto perfettamente in italiano, non necessita di ulteriori spiegazioni rispetto a quelle che già sono presenti a schermo, quindi d'ora in poi vi invito appunto a mettere in pausa, così appunto da potervele leggere comodamente e permettere a me di fare un video comunque compatto. Avete la possibilità di gestire anche eventuali eccezioni, potrebbe risultare comodo, ci sono casi particolari in cui ci sono per esempio dei falsi positivi o necessitate di conservare in sostanza qualche esemplare virulento all'interno del vostro computer, perché avete creato una sandbox, perché state lavorando per esempio con la propagazione di un virus all'interno di una macchina per vedere cosa fate, quindi dovete trasferirlo poi all'interno della virtual machine che caricate sul sistema, ce ne sono tante di motivazioni, diciamo queste sono un paio che mi vengono in mente. Potrebbe essere comodo impostare determinate eccezioni, vedete, basta fare nuovo, si decide come eccezione una unità, una directory o un singolo file. Analogamente le impostazioni per scansione antivirus manuale, ossia quando noi andiamo appunto a selezionare un gruppo di file, fare pulsante destro, cerca virus. In questo caso, di base, per esempio con i file infetti, si tenta la disinfezione, se non è possibile si mettono in quarantena, quindi si mettono in un posto sicuro, gestito appunto dall'antivirus, un posto sicuro che rende inattivo o comunque non più funzionale il virus che va a catturare. Per quanto riguarda gli archivi infetti, potete decidere in sostanza di fare solo un log, quindi solo di tracciare la loro presenza, oppure disinfezione e registrazione log, oppure disinfezione e relativo spostamento in quarantena, oppure disinfezione e se però non funge eliminate direttamente il file, oppure potete spostare in quarantena senza tentare l'azione di disinfezione, oppure eliminare direttamente il file. Ovviamente va a gusto vostro, potete anche scegliere in caso di carico del sistema di sospendere la scansione, perché magari il vostro sistema in quel momento sta eseguendo altre operazioni, temporaneamente viene sospesa appunto la scansione. Va a scelta ovviamente. Stesso dicasi per eccezioni o avanzate, non cambia granché rispetto a prima. Abbiamo gli aggiornamenti, come vedete noi abbiamo inserito una trial, ci viene fornita un nome utente e una password, ovviamente la password non è visibile, vi arriva comunque nell'email che avete utilizzato per la registrazione, noi abbiamo appunto il nome utente formobiles 6486, per quanto riguarda poi la password, francamente non me la ricordo, vi arriva per email, ve la copia e incollate e ve la danno in automatico, quindi insomma ve la copia e incollate e ci mettete pochi istanti. Avete comunque la possibilità di eseguire ogni un'ora, ogni due ore, ogni tre ore, ogni quando volete, quotidianamente oppure all'attivazione della connessione internet, questo per quanto riguarda gli aggiornamenti automatici. Vista comunque la ridotta necessità di banda per effettuare gli aggiornamenti, di base viene impostato ogni un'ora, consiglio caldamente di lasciare anche questa impostazione come la trovate di default, perché funziona già più che bene e non stressa appunto la connessione internet. Per quanto riguarda tutte le impostazioni che vedete in questo momento, le abbiamo lasciate, abbiamo effettuato un'installazione pulita su un Panasonic CF53, come Combo Firenze 53, quello che vedete è quello che trovate in fase di prima installazione. L'installazione è stata proprio realizzata pulita e precisa, così da farvi vedere quello che trovereste anche voi in caso di installazione appunto della trial. Abbiamo comunque una protezione web, potete eventualmente inviare anche eventuali indirizzi da pagine internet, quindi pagine web infette, come potete anche elaborare un eventuale contenuto di instant messaging. Vi viene inserita una porta, la 5190, metti che vi fa comodo monitorare altre porte, basta mettere virgola e aggiungerle altre porte.
esattamente come funziona la verifica email. Vedete, anche in caso della verifica email, ricordo che poi c'è anche un plugin integrato per controllare le mail di Outlook. In caso di infezione, vedete, potete fare solo log, potete fare la disinfezione, quindi tentarla e registrare il log, oppure tentarla e, se non è possibile, eliminare l'allegato. Oppure potete scegliere anche di eliminare direttamente l'allegato. Di base viene, diciamo, tentata comunque la disinfezione, e se però non va a buon fine, ovviamente vi viene eliminato l'allegato o il testo, diciamo, comunque l'elemento virulento che si trova all'interno della vostra email. Già di base è una protezione più che valida, ovviamente potete personalizzare tutto. Occhio che se personalizzate in senso, diciamo, meno restrittivo, quindi per esempio andate a inserire solo log o aggiungi avvertenza, la mail vi rimane pericolosa. Cioè, sull'email compare la scritta occhio che il tutto, diciamo, è pericoloso, occhio che c'è il virus, occhio che comunque è la mail è sospetta, però più in lì di lì non va il programma, perché voi lo impostate in questo modo. Occhio quindi a ridurre questi paletti di sicurezza. Avete comunque anche la possibilità di avere porte particolari monitorate come la 110 o la 143, però nel momento in cui voi volete, per esempio, gestire altre porte per quanto riguarda appunto la scansione delle email, basta fare anche in questo caso virgola e aggiungere i numeri delle porte da tenere sotto controllo. È ovvio che nel momento in cui voi, per esempio, deselezionate verificare le email prima dell'invio, vedete, è comparso il pulsante applica, io vado in avanzate e vedete che il pannellino, la sezioncina dedicata alle email in uscita è tutta grigia e disattivata, proprio perché appunto non viene considerata come regola, perché avete deselezionato verificare le email prima dell'invio. Quindi in pratica il pannello così configurato vi permette di scansionare le email in arrivo, ma partite dal presupposto che quando le inviate sono già belle che pulite. Ovviamente potete anche procedere con eventuali impostazioni, come per esempio la verifica automatica virus, vedete, di base è attivata, vedete, è attivata consigliato. Ovviamente potete disattivarla, cioè nei momenti di inattività del computer, perché siete andati a bervi il caffettino, il computer non fa nulla. Visto che siete andati a bervi il caffettino e in quel momento il computer non ha processi impegnativi attivi, consiglio caldamente di lasciare attiva la verifica in background. È una cosa comoda, proprio perché nel momento in cui il computer non è utilizzato e quindi inattivo, potrebbe risultare comodo, anziché fare per esempio lunghe sessioni di scansioni, perché magari avete tanti documenti e avete quindi diversi gigabyte da scansionare, potrebbe essere comodo mantenere una verifica, diciamo, costante, attiva, così appunto da mantenere sempre alta la protezione del vostro sistema. Procediamo ora con l'anti-spam. Vedete, anche in questo caso potete usare una whitelist, una blacklist, le impostazioni sono davvero molto chiare, vi permettono, diciamo, di capire il loro significato già solo leggendolo. Potete comunque disabilitare l'eventuale filtro anti-spam, potete andare anche a impostare una reazione, quindi sospetto di spam. Vedete, inserisce avvertenza spam in oggetto e testo della posta, quindi in caso di utilizzo del filtro anti-spam vi compare sul messaggio mail che avete ricevuto sospetto di spam, il che, insomma, potrebbe essere per esempio una funzione comoda, alta probabilità di spam o probabilità di spam molto alta, avete comunque la possibilità, diciamo, di modificare le reazioni che il sistema deve adottare nel momento in cui riceve, per esempio, un messaggio di posta potenzialmente non desiderato, ossia appunto di spam, che normalmente sono messaggi completamente inutili. Avete la possibilità di utilizzare anche impostazioni standard, oppure deselezionate e andate a modificare, vedete, come e più vi piace l'insieme di regole disponibili. Anche in questo caso già il filtro, com'è impostato di base, ha un'elevata protezione dello spam. Se vi serve tale funzione, vi consiglio appunto di tenerla attiva nel momento in cui voi ricevete effettivamente tanto spam nell'email,
perché nel momento in cui voi la vostra casella email ce l'avete già di base pulita, avere questo filtro attivo vi costringerebbe, diciamo, alla sua personalizzazione ad hoc, perché per esempio potreste nei primi periodi incontrare alcuni falsi positivi identificati dal programma, perché anche il programma si deve abituare alla tipologia della vostra corrispondenza. Viene settato su valori medi, ovviamente devono essere personalizzati e questi valori devono calzare sulle vostre necessità, quindi i primi tempi dovreste passare un po' di tempo per l'apprendimento, ovviamente non voi ma il programma. Se la vostra casella è già pulita potete tranquillamente disabilitare questo filtro, tanto un conto è l'antispam, un conto è l'antivirus. L'antivirus quindi rimane attivo anche se l'antispam non è attivo, tanto è vero che come potete apprezzare sono due voci bellamente separate. Avete comunque la possibilità di impostare anche altri filtri, come potete andare per esempio a impostare anche funzioni avanzate all'interno di varie. In altri filtri per esempio potreste trovare comodo utilizzare il filtro lingua, quindi il programma tendenzialmente riconosce la lingua dell'email che ricevete. Se voi avete per esempio contatti che scrivono solo in italiano, quindi voi per email scrivete solo in italiano, utilizzando il filtro lingua potreste dire al programma di tenere buone tutte le mail che vi arrivano in italiano, mentre quelle che vi arrivano in inglese, tedesco, eccetera, eccetera, le può considerare come non lecite e quindi poter applicare tale filtro. Anche in questo caso, ovviamente, si può personalizzare in più varianti, in più aspetti. Potete anche decidere, per esempio, di aggiungere filtri, filtri allegati, filtri sui contenuti, filtri emittente, filtri lingua. Ma andiamo comunque in un'impostazione avanzata che, diciamo, non rispecchia lo scopo principale di questo video. In questo video vogliamo far vedere, sì, le impostazioni effettive, ve le stiamo facendo vedere, ma approfondire il significato di voce in voce. A parte il fatto che è già chiaro, secondo me, nel momento in cui noi andiamo per esempio a descrivere il filtro lingua, mi sembra già abbastanza chiaro cosa faccia. In ogni caso, se volete gestire determinate impostazioni avanzate, vi consiglio di installare il programma. Noi cerchiamo adesso di fare una preview integrale, ma compatta. Abbiamo il firewall. Cosa molto interessante, ho avuto modo di far provare questa soluzione TotalCare a diverse persone, anche a persone che non sono particolarmente avvezze all'uso dell'informatica. In ogni caso non c'è stato nessun problema. In sostanza, il fatto di avere un firewall, come potete apprezzare, con il modo pilota automatico e livello di protezione normale, già con queste due impostazioni che trovate di fabbrica, non ho avuto nessuna rimostranza, non ci sono stati problemi. L'applicazione delle regole di accesso o meno ad internet sono sempre state applicate in automatico in base a un modo, diciamo, euristico di calcolo, appunto, della bontà o meno di un determinato software da parte del GData TotalCare, in questo caso versione 2012. Consiglio di lasciare quindi già con queste impostazioni. Si possono comunque modificare, per esempio inserendo massima protezione o protezione alta, nel momento in cui vi ritrovate, per esempio, all'interno di una rete o pubblica oppure una rete della quale non vi fidate. Magari andate con il computer di lavoro ospiti presso un'altra azienda, perché dovete fare per loro un lavoro. Consiglio magari di aumentare ulteriormente la protezione, per esempio passando da normale ad alta. Già normale è comunque un controllo intensivo, nel momento in cui voi andate a massima protezione, vedete, in questo modo voi andate a settare in sostanza il massimo controllo su tutto e su tutti. Il problema è che, diciamo, vi vengono richieste un attimino più risorse all'interno appunto del programma, poiché vengono monitorate, diciamo, molte più funzioni. In ogni caso è personalizzabile a gusto di ognuno. Già con la protezione normale andate, diciamo, tranquilli, non ci sono particolari problemi. Usate le protezioni più elevate, come per esempio la massima protezione, solo se sospettate che qualcuno possa forzatamente tentare, diciamo, di introdursi all'interno del vostro sistema, perché appunto siete in un ambiente particolarmente aggressivo. Avete comunque la possibilità di disabilitare il pilota automatico e creare quindi ogni regola a vostro uso e consumo, assolutamente fattibile, potete personalizzare davvero tutto quello che normalmente viene richiesto a un firewall.
Basta procedere in questo modo, con la creazione manuale delle regole il firewall chiede all'utente con modo pilota automatico quando si avvia un'applicazione a pieno schermo. Con questo sistema in pratica riuscite a personalizzare ogni singola voce di accesso alla rete. Terminiamo quindi con Tuner. Come potete apprezzare, possiamo eliminare i dati di ripristino dopo un determinato lasso di tempo, come potete anche eliminare i vecchi dati dopo X giorni, stesso dicasi per i collegamenti appunto del desktop. Come vedete abbiamo anche la possibilità comunque di procedere alla configurazione, avete poi davvero un'ottima quantità di impostazioni, ve le abbiamo appunto mostrate semplicemente facendovele vedere. Ovviamente potete personalizzarle anche in questo caso selezionando o deselezionando ciò che vi fa più comodo. Avete la possibilità di impostare la protezione delle cartelle, quindi per esempio decidere che in determinate cartelle i file temporanei non vengono cancellati, potrebbe essere comunque una funzione comoda. Protezione dei file, quindi sono quelli che vengono esclusi dalla ricerca di file temporanei, analogamente al sistema, diciamo, di protezione delle cartelle, nonché avete la possibilità appunto di pianificare l'intervento di questo tuner, vedete, può essere attivato o disattivato come in questo caso, in modo tale da permettervi la possibilità di avere in pratica un tuning, quindi in sostanza un settaggio, ecco, della macchina, in maniera pianificata, quindi voi una volta che lo selezionate non dovete preoccuparvi più di nulla perché fa tutto da solo. Questo sistema Total Care ha anche l'opzione backup, vedete, nessuna esecuzione perché ovviamente noi non abbiamo impostato, anche in questo caso possiamo decidere di aprire un backup e con l'impostazione di backup possiamo decidere cosa andare a backuppare. Quindi possiamo backuppare un'unità, possiamo backuppare invece dei file. Destinazione, vedete, C-Users, documenti, G-Data, backup, quindi è, diciamo, un sistema semplice per effettuare appunto backup di controllo. Vi permette in pratica di partire da un'unità oppure da un file e eseguire il backup degli stessi. Anche in questo caso, vedete, avete la possibilità di pianificarlo. Vedete, pianificazione disattivata. Avete la possibilità quindi di salvarlo, di ripristinarlo, ovviamente, perché ogni programma di backup, per essere appunto sufficientemente valido, deve avere la funzione di backup e di ripristino. Avete la possibilità quindi poi di vedere le azioni e il log. Vedete che l'impatto sulle prestazioni di G-Data è comunque sempre davvero minimo. Diciamo, l'unica cosa impegnativa è quando richiedete, diciamo, un'azione di scansione voluta. Per quanto riguarda la protezione spam, come il firewall, come la protezione web, come la verifica email, come il riassunto, per esempio, ultimo aggiornamento 12.12.2011, prossimo aggiornamento tra 36 minuti. Vedete quindi che già sulla videata generale avete il riassunto necessario per un corretto, completo e semplice funzionamento dell'insieme. Per quanto riguarda invece le prestazioni, adesso rapidamente facciamo la scansione, diciamo, di 4 file, sono 3 programmi e un PDF. Eccoci qui, come potete apprezzare, in mezzo minuto ha effettuato una scansione delle aree di sistema, ha fatto una scansione virus, verificato 4 file, riconosciuto 0, sospetto 0. A questo punto non vi rimane che fare chiudi
e i vostri tre programmi più il PDF che insomma parliamo di GData Trial, parliamo del PDF di ATI 2012 e il programma appunto di ATI che in pratica vi permette di fare backup. Vi abbiamo fatto una recensione ad hoc, quindi vi invito ad andare a vedere quella su Acronis True Image 1 2012 e poi abbiamo scannerizzato, scansionato anche IntelliPoint. Come vedete quindi il programma è davvero molto intuitivo, lo stesso impatto comunque sulle prestazioni, vedete, è comunque molto contenuto, lo vedete diciamo sul diagramma che continua ad aggiornarsi in tempo reale nella parte in basso a sinistra dell'interfaccia. Scansioni quindi rapide, compatte, non va a metterci manciate di minuti, ma in 28 secondi appunto ha scansionato il materiale che vi abbiamo appena presentato. L'interfaccia quindi è assolutamente comprensibile, veramente alla portata di chiunque. Se utilizzate il programma già com'è configurato di default, quindi come lo trovate diciamo durante la prima installazione, senza personalizzare diciamo particolari aspetti, già è particolarmente funzionale, va già bene. Ovviamente potete personalizzarlo come più vi piace, sia per quanto riguarda il firewall, che per quanto riguarda la scansione virus, che per quanto riguarda la scansione in background, va assolutamente a vostro gusto. Potete anche decidere, facendo clic con il pulsante destro sull'iconcina, di disattivare il guardiano, di disattivare il firewall, di disattivare il pilota automatico, per esempio per un tempo prestabilito, oppure fino al successivo riavvio della macchina, durante il quale il sistema GData Total Care 2012 si riarma e quindi torna a proteggervi. In questo modo quindi avete una soluzione assolutamente facile da gestire, non ci sono diciamo particolari fronzoli, davvero alla portata di chiunque. Se utilizzate quindi le impostazioni che già trovate di default, quindi quelle che sono appunto alla portata di chiunque, non dovreste preoccuparvi granché di configurare eventuali aspetti extra, perché già così come sono funzionano. La demo software con recensione quindi termina così, il programma assolutamente promosso, leggero anche su sistemi attempati, quindi è davvero un buon sistema di protezione, ha la possibilità di avere aggiornamenti in tempo reale, quindi anche con minacce zero day riuscite ad avere una protezione, perché comunque se non vengono identificate ancora come virus, perlomeno vengono identificate come materiale sospetto. Quindi vi permettono comunque di identificare potenziale software malevolo. La soluzione la potete provare anche voi, vi invito a provarla, così appunto da rendervi conto se fa al caso vostro oppure no. Da parte nostra è assolutamente promosso, come sistema antivirus è assolutamente affidabile. Non lo diciamo solo noi, lo dicono anche i vari test a livello internazionale che attestano davvero la medaglia d'oro a questo sistema antivirus, che nello specifico comunque non è solo antivirus, ma è anche soluzione di protezione per internet, quindi dotata di firewall, anti-spam, tuner per quanto riguarda l'ottimizzazione di Windows e backup per quanto riguarda il salvataggio dei dati, quindi è una soluzione assolutamente completa. La recensione termina così, non mi sembra di essermi dimenticato nulla, in ogni caso siamo a vostra disposizione per dubbi, commenti, domande, lo spazio commenti è sempre a vostra disposizione. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, li trovate linkati in fondo al video, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è veramente tutto, vi ringrazio per l'attenzione, gran bel prodottino questo GData Total Care 2012, un saluto, a presto da Giuseppe Ragazzino.